1 0 Piccoli e signori, di nuovo in diretta, questo è il suono del cocktail. Scusate, ma come si chiama qui? Piazza? Ci scrive Salva. Ah! Guarda, se vuoi fare un buono, chiamami a me. Senza ombra di dubbio, Salva, perdonami, infatti prima ti ho citato benissimamente. Sì, lo so, non si dice benissimamente, Daniela, però meglio di dirlo. Era. Infatti non l'ho potuto coniare. Io voto moito comunque. Voto moito. Ah, è Virgine di questa sera. Io ringrazio Salva per il suo intervento, è vero. Confermo il rilancio di 50. Però volevo dire che sulla scheda è scritto Virgin Monito, anzi Monito. No. La scelta. Ma questo lo sai che... Virgin questo... Monito. No, il frigo mi aveva detto vomito. Questo è Word di Windows che ogni volta che va a scrivere le cose come stanno, no, lui deve correggere, il nazista qui, il tutto nichilista. Signori, allora, come siamo messi? Che siamo quasi per addirittura d'arrivo, per i saluti. E tanto quando torni? Allora, noi torniamo, ci rivediamo col Trinconer, il Marco, il calendario. Non è solo febbraio. Allora, noi aspetta, perché qui è bellissimo. Allora, bello della diretta, siamo a 22. Marco, quando ti vedi? Vai. Il 12 o il 5, non ho mai capito. 22 più 7? 22 più 7, 29? No, quella dopo. Ah, il 5! Il 5! Allora il 12! Sì, 12 aprile! 12 aprile 2012! E allora, avrò l'occasione di dare buona Pasqua a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Antico. Perché insieme a diretta Giovedì Santo. Ma io non è Giovedì Santo il 29, Pasqua il 6. Pasquellò. Vabbè, Denise, in finale. Ma non ci fai un santo cocktail per le feste di Pasqua? Sì, come il farina royale. La sferma di Pasqua. Quello col cioccolato e l'uovo di Pasqua. Abbiamo fatto le missioni l'altra volta, ma non era venuto bene. Sto ancora lavorando. Se no, era il pranzo di Pasqua, che li dà da bere agli ospiti? No, ai miei figlioli, più che altro. Cose analcoliche, eccole qua. Signori, una scaletta finale? Allora, io direi. Sì. Al primo posto Bitterwood, anzi generalmente si parte dal fondo, ma si parte dall'inizio. Beh. Comunque, al secondo posto Virgin Mojito. Sì. Al terzo Virgin Colada. Uh-huh. E al quarto il primo notte. Ah, però vedo che qui c'è una... No, va bene. Presidentessa? No, per me la classifica è leggermente diversa. Prima metterei il monito. Il monito. Monito, beh, perché per correttezza sul Salvatore. Bitterwood, il primo cocktail è proprio a finire la Virgin Colada. Marco? Io sottoscrivo quello che dice questa qui accanto a me. Ecco. È sempre d'accordo con la sua presidentessa. Daniela invece? Per me ha vinto il primo cocktail, secondo il mojito, terzo il Bitterwood e l'ultimo pigna colada, virgin colada. Ok, non è di parte lei, ragazzi, mi raccomando, non è di parte perché il primo ciclo l'ho creato io, l'ho scoperto io, quindi lei non è di parte. Alessandra, io sono d'accordo con Penny, diciamo tutto. DJ, dai, chiamami causa anche il DJ. Era condivisa. Allora, 2 quarti e una mezz'ora. Ah, è tipo l'ultimo. Il primo, il secondo, il primo, e il terzo. Fantastico, noi signori chiudiamo qui la cosa. Vi ringrazio Francesco, ancora lui che ci sta riprendendo. Grazie Franci. E giovedì? No. Martedì? Alle 21 sarà in diretta. Dai. Come martedì scorso. Per l'emporio musicale. Ma però non la sapevo questa cosa. Manco per un po' di settimane. Ma detto 22? Sì. 22 c'era nel Chiama Show. Ah, ma marchettina. Questa volta forse riusciamo a avere anche un ospite. Vabbè, mi fa piacere. Ringrazio la nostra DJ Freedom. Ciao Ale, buonanotte anche a te. Alla nostra giuria d'eccellenza, grazie. La mia presentatessa. E a te Marcolino, che hai fatto un pastrocchio a mettere il room su Virgin Mojito. Detto questo, signori, vi ringrazio, vi auguro buonanotte e buone botte. Alla prossima con Trinconer, il suono del cocktail.